Bentornati sul canale di Devi. Ragazzi, come ben saprete, nel prossimo aggiornamento 0.6.7 saranno inserite nuovamente le Ranked Battle e le navi che si potranno utilizzare saranno navi di livello 6. Attenzione! Oggi andremo a vedere un pochino quelle che sono le navi di livello 6, quale nazione vedo in vantaggio rispetto a un'altra, insomma, tutte queste cose qui. Io direi di partire immediatamente dalla classe corazzata. Allora, come corazzata abbiamo la Fuso. La Fuso come nave personalmente mi è sempre piaciuta. Cannoni da 356 danno AP 10.200, danno HE 5.700, un'artiglieria abbastanza buona con cannoni da 127 e cannoni da 152. Sicuramente possono fare qualcosa magari contro un cacciatorpediniere che vedi all'ultimo oppure contro anche le navi avversarie, incrociatori o corazzate. La velocità massima è molto molto lenta con la propulsione, con il primo modulo di propulsione, con il secondo arriviamo a 24,5. Non è tantissimo perché comunque ci sono altre navi che garantiscono una velocità maggiore. Per quanto riguarda i punti vita, possiamo portarli a 57 e 100. Direi abbastanza nella media. Per quanto riguarda la difesa contraerea, siamo davvero molto, molto scadenti. Possiamo portarla a 39, considerando poi le skill del comandante, eventuali moduli che aumentano l'antiaerea. Comunque, non è proprio molto potente. Per quanto riguarda il tempo di rotazione del timone, molto elevato, 17,1. Poi, ovviamente, con i moduli, eccetera, eccetera. Però partiamo da un 17,1 di base ed è davvero tantissimo. Pensate, magari uno contro uno, avete bisogno di girare. Il vostro nemico è già girato, vi spara e vi affonda. Questo è il quadro drammatico. Per quanto riguarda, lasciamo la premium, la vediamo dopo. Per quanto riguarda, gli americani, la New Mexico è una nave molto buona, però soffre terribilmente la velocità. Nelle Ranked Battle è davvero molto importante la velocità, perché pensate magari un punto di cappo che dovete cappare o bloccare, o avete necessità di cambiare posizione per un altro motivo e voi siete a 21 nodi, arrivate domani mattina. Con i punti vita perdiamo qualcosina rispetto alla Fuso, 53.200, i cannoni sono da 356, danno AP 10,5, danno HE 5.000, tempo di ricarica 34,2. Sparare con quasi 5 secondi di ritardo nelle Ranked Battle può fare davvero la differenza, anche se i cannoni ovviamente non deludono, almeno personalmente a me non hanno mai deluso. Per quanto riguarda l'armamento difensivo composto dalla batteria secondaria, siamo a 81 con pezzi da 127. Difesa contraerea siamo a 57. Per quanto riguarda le altre navi, andiamo con la Germania, la Bayern. La Bayern, sinceramente, anche qui una nave che non mi convince molto con la velocità 25 nodi, però ci sono navi che sono molto più veloci. Non sottovalutate l'aspetto della velocità, perché comunque spesso e volentieri può risultare determinante. L'antiaerea è 10 con lo scafo A, arriva fino a 45 con lo scafo B. Per quanto riguarda i cannoni, abbiamo i 380, danno HE 4500, danno AP 10.900, tempo di ricarica siamo sui 30 secondi standard. Per quanto riguarda la vita, possiamo portarla fino a 51.600 punti, molto di meno rispetto alle altre navi. Per quanto riguarda la manovrabilità, rotazione, pala del timone 19,4, un tempo davvero infinito finché voi girate
Il cacciatorpediniere o chi che sia vi ha già affondato se non virate in tempo. Armamento secondario, cannoni da 88 e da 150. Già questi da 88 non è che vanno a fare un lavoro come i cannoni precedenti delle altre navi. Quindi, insomma, questa nave sinceramente la andrei a scartare per quanto mi riguarda. Le corazzate è rimasta. Iniziamo con le premium. La Dunkerque. La Dunkerque, sinceramente, è interessante. Una velocità buona, dei cannoni che se ti prendono ti fanno davvero male. Un tempo di ricarica di 28 secondi. Danno AP 9700, danno HE 4800. Però questa nave, sinceramente, può combattere solo mostrando sempre la prua della nave. Quando diciamo state scappando, tra virgolette, o comunque state fronteggiando un'altra nave, l'angolo dei cannoni possono girare fino a un certo punto, quindi non vi garantiscono un combattimento costante. Se voi siete in questa posizione, state avanzando, c'è qualcuno di dietro, non potete fare assolutamente nulla se non con i cannoni da 130, 130, che comunque hanno una gittata di 5,5, tempo di ricarica 4,8, però la dispersione è abbastanza elevata. La manovrabilità ha una velocità davvero molto interessante, 31 nodi, difesa contraerea 37, davvero pochissimo, vita 52.600, 52.600 per una nave che spesso e volentieri si fa penetrare da qualsiasi nave, quindi ci vorrebbero molti più HP per garantire comunque una giocabilità prolungata. Per quanto riguarda la nave che personalmente vedo favorita, è la Muzu. Ragazzi, adesso vi spiego perché vedo favorita questa nave. E non è solo perché ha 58.400 punti di vita di più rispetto alle altre navi che abbiamo visto, ha i cannoni da 410. Il maggior calibro che abbiamo visto fino a questo momento, 30 secondi di ricarica, standard, una velocità molto buona, 27,8, una gittata molto, vabbè, la gittata comunque diciamo tutte sono sui 19-20 km, però un'altra cosa che mi piace particolarmente è la rotazione pala del timone, 11 secondi, il discorso che ho fatto prima. Finché la nave gira, quella nemica, voi l'avete già affondata e avete diversi modi per affondarla. Avete i siluri, è vero che i siluri sono praticamente all'interno della nave, infatti avranno un raggio di azione molto limitato, però hanno un tempo di ricarica davvero fantastico, 21 secondi, con una gittata di tutto rispetto, 7 km, quindi un siluro potrebbe, come dico sempre, cambiare le sorti di uno scontro. Là non vi bastano i 410, abbiamo i 127 e i 140 e ne abbiamo davvero tantissimi. Il comandante, mi concentro maggiormente su questa nave, ma diciamo che il discorso vale un pochino su tutte. Per quanto riguarda il comandante, le skill che vedete sono quelle che utilizzo anche per la Yamato, però sinceramente se dovessi affrontare la Ranked Battle andrei a cambiare un po' di cose, soprattutto per quanto riguarda il controllo di fuoco manuale per armamento contraereo, lo andrei a mettere sulla prevenzione incendi, dove le HE nelle Ranked Battle lo sapete benissimo che ci sono sempre, quindi diminuire la probabilità di incendio e avere un numero di fonti di incendio massimo di 3 è davvero molto buono. Un'altra cosa che andrei a modificare sarebbe il modulo sistema di controllo danni modificato 2, sempre perché l'incendio è pericoloso, quindi fate il 15% più le bandiere, più le skill, insomma, siete un pochino più sicuri, però poi ovviamente andrete a perdere per quanto riguarda l'antiaerea. Antiaerea che potrebbe essere importante, visto che una portaerei davvero molto pericolosa potrebbe essere l'Independence con i siluri, insomma, sappiamo come funziona. Un'altra cosa che forse andrei a modificare sarebbe questa skill, addestramento di tiro di base, anziché questa qui andrei a mettere fondamentali di sopravvivenza. Quindi skill più modulo più bandiere, siete, ripeto,
tranquilli. Poi ci sarebbero anche altre cose da cambiare, però poi le vedo con più calma. Questa nave la vedo davvero molto molto favorita, anche levando il modulo. Comunque il tempo di rotazione, dico bene, sarebbe comunque superiore rispetto alle altre navi. Allora, le corazzate le abbiamo viste, non ce ne sono altre. Abbiamo visto le americane. Ah, ce n'è un'altra, l'Arizona, che sarebbe la controparte New Mexico Premium, però siamo fondamentalmente lì. La velocità è davvero molto ridotta, 22,1, se non ricordo male. Tra l'altro, anche la bandiera. Tempo di rotazione 14,6, non è del tutto un tempo di rotazione bruttissimo, però il tempo di ricarica 35 secondi. È vero che questi cannoni sono devastanti quando ti colpiscono, però ragazzi, nelle ranked battle non posso aspettare 35 secondi per sparare, anche perché non è detto che quando sparo vado a prendere il bersaglio. Se vado a mancarlo, devo aspettare altri 35 secondi e quindi, insomma, la nave rimane del tutto scoperta. Difesa contraerea 45, l'artiglieria comunque abbastanza buona, cannoni a 127, che sicuramente possono dire qualcosa nello scontro. Adesso andiamo a vedere un'altra tipologia di nave, ovvero l'incrociatore. Mi sono scordato di parlare della Warspite, sono talmente tante le navi che sinceramente mi è sfuggita. Cannoni da 381, tempo di ricarica 30 secondi, danno HE 5003, danno AP 11400. Per quanto riguarda la gittata, 16,3, velocità di 23,5, non è velocissima, però è una nave sicuramente buona. Artiglieria 77 con cannoni da 102 e da 152, difesa contraerea comunque molto bassa. Comunque sia, vedo la Mutsu sempre superiore. Per quanto riguarda gli incrociatori, ragazzi, ci dobbiamo affidare alla Oba con i suoi siluri devastanti a 10 km. La probabilità incendio del 17%, però abbiamo una vita di 31.900 punti che garantisce una contraerea di soli 33, davvero molto bassa. Ci dobbiamo affidare alla Cleveland, che non ha i siluri, però ha una buona contraerea che arriva fino a 53, vita di 35.200 punti, cannoni da 152 con una gittata di esattamente 14,6 km, probabilità incendio del 12%, perdiamo qualcosina. Per quanto riguarda le sovietiche, la Budu Yonni, cannoni molto buoni, però abbiamo dei siluri che sinceramente non colpiscono neanche, non colpiscono nulla, non mi viene neanche l'esempio da fare, pensa a te. Per quanto riguarda la velocità buona, la gittata 16,6 devastante, vita di 30.000 punti, la contraerea davvero molto bassa anche con lo scafo B. Per quanto riguarda la Molotov, qui saliamo nel senso che avremo cannoni da 180 con un tempo di ricarica di 12,5, davvero molto buoni, però abbiamo dei siluri che non reggono il confronto rispetto alle altre navi. La contraerea è di 30, poi comunque la gittata non è male con 15,5. Per quanto riguarda i tedeschi, la nave che forse è più completa rispetto alle altre ha una velocità buona, 32, gittata 16,5, cannoni da 150, tempo di ricarica 6 secondi, però è vero che abbiamo una sola torretta sulla prua, probabilità incendio dell'8%, gittata siluri 6 km. La contraerea rimane sempre bassa, 25, vita massima solo 27, davvero pochissimo. Possiamo provare con l'Admiral, però l'Admiral è più una corazzata, dovremmo giocarla più come una corazzata, però il problema dell'Admiral è che se prendo l'Admiral allora cerco punti vita, cerco la distruzione più totale. E allora tanto vale prendere una corazzata, anche perché vi volete davvero affidare a un incrociatore che spara ogni 20 secondi e che ha una torretta sulla prua e una sulla poppa?
con una dispersione di 182, siluri buoni, 8 km, siamo d'accordo. Gittata a 16 km, però a questo punto, ragazzi, prendete una corazzata. Per quanto riguarda i britannici, una nave che può dire molto, anche se a 13,2 km di gittata, lo so, è davvero poco, però abbiamo una velocità buona, dei siluri buoni, 8 km, cannoni 7,5 il tempo di ricarica. Danno 3100. Possiamo utilizzare la combo fumo sia per noi che per i nostri alleati più idro, quindi siamo anche al sicuro da eventuali siluri nemici. Oppure ci dobbiamo affidare alla francese, alla premium. Cannoni buoni da 152, 8 secondi il tempo di ricarica, siluri davvero buoni, 9 km. Una gittata ottima, 16,2 anche la velocità, però poi ovviamente la contraerea lì andiamo a perdere sempre, tranne con la Cleveland. Oppure ci dobbiamo affidare alla Duca d'Aosta, i suoi siluri da 12 km, provare la fortuna con dei siluri da 12 km, oppure utilizzare la sua velocità impressionante di 38,3 nodi per utilizzare i cannoni da 152, le sue HE o le AP che fanno davvero molto male. Ragazzi, insomma, possiamo fare tantissimi discorsi. Ogni nave è diversa e ha una sua particolarità, quindi sta a noi decidere sul nostro modo di giocare qual è la migliore da utilizzare. Rapidamente andiamo a vedere i cacciatorpedinieri, sperando che non mi sia scordato nessun incrociatore. Cacciatorpedinieri Fubuki e Hatosuaru, rispettivamente. Fubuki viene spotata a 7 km, ha 3 torrette con 3 tubi a testa, 10 km è la gittata massima dei siluri. Per quanto riguarda la Hatosuaru, avremo 2 torrette con 3 tubi a testa, sempre 10 km di range, però verremo spottati a 6,7 km. Come dico sempre, anche un centimetro può fare la differenza nelle ranked battle. La Farragut la vedo abbastanza bene, anche se ti lascia quel senso di come dire, non ti completa, perché 6,4 km di siluri non sono bruttissimi per un cacciatorpediniere, non sono bruttissimi, perché comunque considerate che ha cannoni buoni, una velocità davvero molto buona e una gittata molto molto interessante, quindi non è una nave da buttare via. Sicuramente lo è però quella sovietica. 4 km non garantiscono praticamente di fare nulla e qui non vado oltre, quindi se non puoi utilizzare i siluri su un cacciatorpediniere, non prenderlo. Una nave che vedo molto bene è la tedesca, perché la tedesca garantisce 8 km, abbiamo la idro, una buona velocità, una gittata buona e abbiamo anche la possibilità di installare i cannoni da 150. Quindi, ovviamente, poi personalmente andrò ad utilizzare i 128, però se qualcuno vuole utilizzare i 150 può farlo. Una nave che mi sorprende e qui mi viene anche da ridere è Lanshan, la cinese che fino a questo momento non si è cagato nessuno, o perlomeno io non ci ho mai pensato a questa nave. Velocità 38 nodi, gittata massima 11,9, gittata siluri 8 km, cannoni da 130, 5 secondi il tempo di ricarica. La domanda vera è: avete un comandante cinese con 19 skill? Questa è la vera domanda. Adesso tiriamo le somme. Non ho parlato delle portaerei perché sappiamo come funziona, mi sono scordato di parlare dell'incrociatore normale, quello non premium francese, però ce ne freghiamo altamente. In definitiva, le navi che vado ad utilizzare saranno la Mutsu, la Farragut, la Gaede e l'incrociatore britannico e quello francese premium. Queste dovrebbero essere le navi che andrò ad utilizzare. Poi, ovviamente, magari cambio pensiero all'ultimo minuto
e utilizzerò un'altra nave, non lo so. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi della scelta delle navi di livello 6 da parte della Wargaming e quali navi andrete ad utilizzare per la scalata alla prima posizione. Non mi resta che augurare a tutti voi una buona fortuna per arrivare appunto al rank 1. Video terminato. Vi ricordo solo pagina Facebook e canale Twitch. Siamo in chiusura. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Non ho più fiato.